quindi corpo robusto appena scarbo sovvenante capitalintis vincunt, quindi P 2 corpora ACP 3 muscolo fino ad combo con ACP 3 ottimo carbos ABS 2 belant verbo terza persona plurale indicativo presentivo capita attenzione questo è caput capitis questo è neutro lintis ABP 2 vincunt attenzione questo è vincere verbo terza persona plurale indicativo presentativo non è vinco gli indiani velano i corpi fino ai piedi per mezzo del carbaso, il quale era il loro antico cotone di provenienza dal greco carpasos, che indica anche le vele di imbarcazioni o sipari di teatri, composto per lo più di cotone. Avvolgono i loro capi con dei teli di lino. La pilex eorum auribus pendent. A, N, S, che cosa? NP, 2, X, con cosa va? Con auribus, ovviamente, questo è il GP del determinativo. Auribus. Cos'è questo? Auris auris, ovviamente, sostantivo femminile di terza. Quindi ABP 3, pendent, verbo terza persona plurale, indicativo, presente, attivo. Dalle loro orecchie pendono sassolini. Brachia quoque lacertos aurum, capillos non tondat, se pectunt. Brachia ACP 2, quoque anc et e, certos ACP 2, aur ABS 2, ornant, verbo terza persona plurale, indicativo. Presentativo, capillos ACP 2, non verbo terza persona plurale indicativo presentativo, però la dicevo per questo. Gli arti e le braccia adornano anche con l'oro, oppure anche le braccia e gli arti ornano con l'oro, non rasano i capelli ma li pettinano. Mentum NS 2, orum P, semper, vuol dire. Sempre, tonsum ns apice 2 est, verbo terza persona singolare, indicativo presente, reliqua, qua compars, quindi ns apice 1, ns 3, gs 3, rasa, che va collegato sicuramente con ns apice 1. Il mento di quelli, il loro mento, è sempre intonso, cioè integro, cioè non rasato. La restante parte del viso è rasata. Regum GP 3, luxus NS 2. O forse no? Questo è di quarta, luxus. Luxus, ricordate sempre di andare a vedere sul dizionario. Il dizionario, soprattutto per le parole che non vi ricordate, che è la prima volta che andate a cercare, è fondamentale a tutti i ragazzi, a tutti i nostri studenti entrati in contatto con il metodo DELAC. Questo è stato infuso come dogma principale. Siamo tutti bravi a fare i brillanti, facendo vedere che noi ci ricordiamo tutto a memoria. Assolutamente no, i brillanti lo facciamo quando andiamo a prendere 11 alla verifica, quando andiamo a superare alla grande l'esame di riparazione, non quando facciamo spettacolo. Il vero spettacolo è quando prendiamo 20 oppure 31, dipende dove siete. Non vi piace 31 e pensate che io debba dire 30 e lode tutto all'esame di letteratura latina? Benissimo, io vi dico 32. Tombola. Superat. Verbo terza persona singolare indicativo presente. Attivo. Omnium. Ma con gentium. GP 3. GP. Apice 3. Vizia. NP. O in dipendenza da questo, perché no? ACP 2. La dissolutezza dei sovrani supera i vizi di tutte le genti. Cum rex in publicum procedit? Ministri conturibus argenteis antecedunt, ut totum iter eius odoribus compliant. Rex in aura rectica recum, udique aves cantu regem delectat. Molto interessante come frase, allora procediamo. Come, quando di trigger per una temporale, rex ns 3 in publicum, in più acs 2, cedit, verbo terza persona singolare indicativo presente. Attivo, ministri. Qui va a finire la temporale NP2 contributus agentis. Questo è cum premento di mezzo ABP 2 ABP apice 2. Cioè un verbo terza persona plurale indicativo presente attivo. Ut che va a creare una proposizione subordinata di sapore finale. Totum iter, attenzione, iter itineris ACS3 eius GS del determinativo. Odoribus ABP 3, complant, verbo, terza persona, plurale, congiuntivo, presentivo. Quando un re compare
procede in pubblico, i ministri, i servitori, con emanatori di incenso d'argento, precedono quello affinché riempie tutto il tragitto con le fragranze, con gli odori di quello, cioè dell'argento. Rex NS3 in aura lettica in ABS1, ABS1. Recubat, verbo terza persona singolare, indicativo, presente, attivo. Undique da tutte le parti. Aves NP3, ABS4, cantus cantus, ACS3. Delectant, verbo terza persona plurale, indicativo, presente, attivo. Ovviamente con il metodo DELAC si arriva a quasi non aver bisogno del dizionario. Questo è chiaro, ben lo sanno tutti gli studenti che studiano da noi e soprattutto i genitori ben soddisfatti del profitto dei loro figli. Ma questo non deve andare a deporre per il deporre il dizionario e il non andare sempre a rinfrescarsi. Questo è fondamentale, soprattutto per tutti gli alunni fortunati che fanno soprattutto lezione con me. È la prima regola sulla quale basiamo tutto. Regia domus vasta sporticus ad auratas columnas abet, et visis aurea cum racimis argenteis todas columnas complet. Regia domus insieme, NS 4, NS apice 1, vastas, che va con porticus, ACP4. Detto vuol dire E, auratas columnas, ACP1, ACP, apice 1, habet, verbo, terza persona singolare, indicativo, presente, attivo, et vitis vitis, NS3, in combo con NS, apice 1, cum cemnis argenteis, quinto, cum ABP, apice 3, ABP, apice 3, totas columnas, questo 3, complet, quindi ACP1, ACP, apice 1, complet, verbo, terza persona singolare, indicativo, presente, attivo. L'edificio regio possiede vasti porticati e colonne dorate e una vite d'oro con grappoli d'argento riempie tutte le colonne. Dum legationum mandat ex audit, rex capillo spectit aeternat, eius maximus laborem venat est. At, dup inclus animalia in vivario figit, felices canto ad motibus eumedeius comites delectant. Dum, mentre, ci va a creare una temporale, legationum GP 3, mandata ACP 2, saudit verb, terza persona singolare, indicativo, presentivo, rex NS3 capillos ACP 2, pectit verbo, terza persona singolare, indicativo, presentativo, et ornat verbo, terza persona singolare, indicativo, presentativo. Eius GS maximus labor NS apice 2 e 3 in venatu in più ABS 4 best verbo terza persona singolare indicativo presente at dum questo vuol dire ma versativa dum mentre inclusa animalia ACP 3 ACP apice 3 in BS 2 vivario figit verbo terza persona singolare indicativo presentativo pericias NP 3 canto ABS 4 et e motibus ABP eum ACS del determinativo et e eius GS comites ACP 3 delectant verbo terza persona plurale indicativo presente attivo. Mentre si occupa delle richieste delle ambascerie, il re pettina e adorna i capelli. La sua massima fatica sta nella caccia, ma mentre trafigge gli animali rinchiusi in una riserva, le odalische rilassano lui e i suoi compagni con il canto e con le danze. E sarà una danza perfetta per te o per tuo figlio, nel caso tu sia un genitore, prendere questi bellissimi voti con il grande metodo DELAC, da come ben si intuisce da questo video e soprattutto dal tempo impiegato per girarlo. Se sei interessato ad approfondire, sotto in descrizione nel messaggio pinnato in alto trovi tutte le informazioni per acquisire, o meglio ancora per far acquisire a tuo figlio, questo straordinario metodo con cui non avrà più paura in questa lingua.